bentornati in un nuovo video. Oggi sono qui per fare un Get Ready With Me, molto semplice. Visto che mi avete fatto diverse domande su diversi argomenti, oggi ne affrontiamo qualcuno. Mi scuso tantissimo per i miei capelli terrificanti, ma qua a Torino nevica. Io essendo riccia, questo è il meglio che veramente posso sperare di ottenere dai miei capelli. Prima di iniziare vi ricordo, come sempre, di iscrivervi se non siete ancora iscritti e di andare a vedere il mio profilo di Instagram che vi lascio sempre qui sotto. Oggi secondo me è una giornata terrificante, però che dobbiamo farci? Purtroppo pensavo che l'inverno fosse finito e continua a ritornare un circolo vizioso d'inverno. Incredibile. Di cosa possiamo iniziare a parlare? Allora, mi avete chiesto di parlarvi un po' di una cosa che vi ho solamente accennato, ed è il fatto che ho perso 15 kg. Io questo argomento non so bene come trattarlo, perché, cioè, da quel che ho visto dai commenti, mi seguono anche ragazzine comunque piccole, perciò non vorrei trasmettere nessun consiglio sbagliato, nessuna immagine sbagliata. Cercherò di dirvi soltanto quel che ho fatto io, premettendo che non sono una nutrizionista, non sono una dietologa, non sono niente, non sono una personal trainer, veramente non ne so nulla. Vi dico soltanto quello che è successo a me. Fino a quando avevo 17 anni, più o meno 17 anni e mezzo, capelli nelle unghie, pesavo appunto sui 67 kg. Questa cosa mi condizionava molto, perché purtroppo viviamo in una società che non è molto sviluppata da questo punto di vista, secondo me, perché se qualcuno ha qualche chilo in più viene sempre comunque messo in disparte, non viene trattato bene, diciamo. E questa cosa non è per niente giusta, secondo me, perché ognuno deve star bene nel proprio fisico. Poi quel che pensano gli altri è discutibile, diciamo, cioè alla fine chi se ne frega, ci sarà sempre qualcuno che vi criticherà se pesate 100 kg o ne pesate 40 o ne pesate 2500, ci sarà sempre qualcuno che avrà qualcosa da dire, non vi preoccupate, veramente, soprattutto per le più piccole, non vi fermate a questo, cioè, veramente. Comunque questa cosa mi condizionava, perché avevo più forme, come vi ho detto nel video del bullismo, che se non avete visto vi lascio qui. Venivo molto più presa in giro, magari anche solo per il fatto che avessi più seno, cose. Io non mi sentivo bene con me stessa. Sono arrivata a un punto dove ho deciso di cambiare. Avevo una relazione da circa 2 anni, ho deciso di interromperla. Cioè, mangiavo perché stavo con questa persona, no, assolutamente. Mangiavo perché mi piaceva molto mangiare e soprattutto ho scoperto di essere intollerante al glutine. Questa cosa mi creava molto disagio, perché comunque io ogni volta che mangiavo, che ingerivo glutine, praticamente mi gonfiavo come una pallina, non so, veramente sembrava una polpetta gigante. Cosa ho fatto? Ho iniziato a mangiare senza glutine, e questo mi ha fatto perdere dei chili. Più la fine di quella relazione me ne aveva fatti perdere altri. Ho iniziato a mangiare meno e ho iniziato a mangiare soprattutto meglio, nel senso che prima magari andavo a casa da scuola, hamburger, 2 hamburger, cose così. Invece poi ho iniziato a mangiare un sacco di verdure che magari prima non pensavo mi piacessero. E niente. Quindi questo è stato un po' il modo in cui ho perso peso. Ho perso 15 kg e diciamo che ora sto bene come sto. Ne ho presi 2 di quelli che ho perso. Peso 54 kg adesso. Però sto bene, cioè, mi sento bene con me stessa. Ed è questa cosa, secondo me, importante. Cioè, non è tanto importante il numero che ho detto sulla bilancia, ma guardarvi allo specchio e dire: ah, sto bene come sto. Sempre nei limiti, perché a volte delle ragazzine si lasciano prendere e si vedono bene in modi che magari sono sbagliati. E niente, quindi questo è quello che ho fatto io per perdere peso. Diciamo che più che alle superiori, questa cosa mi dava molto più disagio quando ero piccola, perché comunque io mi sono sviluppata prima degli altri bambini e gli altri bambini mi hanno sempre preso in giro, soprattutto nell'area scolastica di educazione fisica. Infatti io ho sempre odiato fare ginnastica a scuola, è stata una cosa che mi sono portata dietro
per tutti gli anni. Era veramente devastante per me fare ginnastica, perché ormai da quando avevo iniziato a prendermi in giro alle elementari, io non, cioè non ho più, ho visto l'educazione fisica come il posto appunto dove più mi prendevano in giro, perciò è sempre stato il mio tabù a scuola, diciamo. C'era l'ora di educazione fisica, avrei preferito farmi 40 ore di qualsiasi altra materia, compresa matematica, che io odiavo. Non ho mai fatto sport, anche quando ho perso chili non ho mai fatto niente. Ho iniziato ad andare a correre 3 volte, ma è finita subito, dopo una settimana che andavo. Dunque, boh, questo era quello che volevo dire sul fatto che sono dimagrita. Poi, ovviamente, se volete un video approfondito ve lo farò. Ora non mi sento, cioè, non so veramente come approcciarmi a questo argomento, per quello. Ho paura di essere fraintesa dalle persone che guardano, magari più piccoli, e quindi preferisco non esprimermi. Spero capiate. Una cosa che voi non sapete di me è che io sono super sfigata in amicizia. Nel senso che io scelgo sempre le persone sbagliate per legarmi. Ma non amici, proprio io mi scelgo i migliori amici sbagliati. Proprio vado lì, mi punto su una persona, e poi questa persona puntualmente mi abbandona e io ci soffro veramente tanto, perché poi io sono una persona che non ama molto la gente, cioè non è che mi affeziona a qualcuno così facilmente, devi essere veramente speciale. Però quando mi affeziono, cavolo, e loro non so, mi tradiscono, anche solo mi fanno un po' soffrire o mi deludono, io sto veramente tanto male per queste persone. Ma sempre quella cosa che vi raccontavo, io ho questa tendenza a sentirmi veramente sola. Diciamo che queste persone hanno anche aiutato a sviluppare questo senso di solitudine in me. Non sto facendo tutta l'erba un fascio, ovviamente. È la mia migliore amica che è bravissima. Nel senso, ho trovato questa persona, è veramente una persona dolce, fantastica. Io sono molto contenta di aver trovato lei. L'ho messa veramente alla prova. Perché avevo appena finito un'amicizia, cioè avevo chiuso un rapporto di amicizia veramente importante per me, dove avevo sofferto tanto, tanto, veramente tanto. L'ho un po' studiata, l'ho messa alla prova, mi sono comportata anche male sinceramente, perché non la trattavo bene. In realtà era soltanto perché avevo super paura di essere fregata un'altra volta. Ale, se mi stai guardando, ti voglio tanto bene. Il nostro rapporto è fantastico, l'unica cosa è che io non ho la patente, lei neanche. Ci vediamo poco, soprattutto d'inverno. Però d'estate sì, siamo quasi sempre insieme. Questa mia sfiga in amicizia nasce alle elementari, dove già lì avevo trovato una persona che io ero molto debole quando ero piccola, nel senso che mi facevo comandare a bacchetta, ma veramente a bacchetta. E questa persona mi aveva trovato questo mio punto debole, diciamo che l'aveva sfruttato molto bene. Siamo state amiche tanto, tanto, tanto. Poi io alle superiori ho deciso che non era una persona che mi poteva arricchire. La cosa di cui mi pento di più è che poi questa cosa non, cioè, sembra di non avermi insegnato nulla per le amicizie successive. Non vi preoccupate. Quando magari se mi state guardando e avete, non so, 16, 15, 16 anni, più piccoline di me, non vi preoccupate, anche se finisce un'amicizia, prima o poi la persona che vi capisce arriva, non vi preoccupate davvero. E nel senso, è giusto che trovare un'amicizia in cui entrambi si diano il 100% di loro stessi, che nessuno dei due pretenda niente dall'altro e che soprattutto non ci sia gelosia, perché è veramente importante, soprattutto tra donne, non è per niente facile. Le donne soprattutto tendono ad odiarsi per cavolate, veramente, a essere gelose l'un l'altra, questa cosa è sbagliata, perché in amicizia non esiste gelosia, non esiste rinfacciare delle cose. Io tendo a dare il 100% di me, vengo delusa molto facilmente, nel senso che qualsiasi cosa veramente mi delude, mi ferisce, cioè, basta veramente poco per deludermi. Ovviamente cose concrete, nel senso che una volta che la prima cosa che mi fa, io non riesco più a tornare indietro, questo ve l'ho già spiegato. Perdonare quando si può perdonare, ed è giusto non perdonare quando non ti senti di non perdonare, cioè nel senso, se sai che questa persona continuerà sempre a farti del male, è giusto lasciarla andare.
quando una persona non ti arricchisce, quando cerca solo di sfruttare la vostra amicizia per il bene di se stesso, se stessa, è giusto che lasciate stare la cosa, anche se soffrirete tantissimo. È giusto così, perché sono delle persone magari meschine che vi stanno soltanto ciucciando la vostra felicità, perciò dovete lasciare andare, secondo me. Soffrendo, perché si soffre, non vi posso dire non soffrirete, però bisogna lasciare andare. Perché nessuno deve avere il potere di farvi stare così male, secondo me. Assolutamente. Diciamo che quando ti abitui al fatto che la gente a volte impazzisce e se ne va così, senza darti spiegazioni, non ci puoi fare neanche niente. Conto di star lì dietro una, due, tre volte, ma quando poi la situazione veramente va, sfugge di mano, non ha neanche più senso continuare a farsi del male stando lì a soffrirne, perché poi soprattutto se siete delle persone emotive come me, io qualsiasi emozione la vivo il doppio di una persona, appunto di quella persona, perciò non ha nessun senso. Ormai uno si fa anche la pellaccia, come si dice, no? Vi è piaciuta la challenge con il mio fidanzato? Se sì, ne vorreste altre, lasciatemi qua sotto che challenge vorreste che io vi filmi, perché a me mi è piaciuto un sacco, cioè mi sono divertita veramente tanto a fare quella challenge. Se avete delle idee, tra l'altro io volevo comprare dei pennelli nuovi, se avete delle idee, magari che non, dei pennelli buoni a un prezzo moderato, se potete farmelo sapere in un commentino io ve ne sarei veramente grata. Tra l'altro vorrei sapere anche se vi è piaciuto il fatto che, cioè vi piacerebbe che altre mie amiche o comunque altre persone facciano parte del mio canale, come appunto ho infilato Federico. Mi piacerebbe fare delle challenge con le mie amiche. Mi diverto un sacco. Poi mi piace il fatto che voi partecipate alle scelte dei miei video. Secondo me è giusto. Anche perché a volte magari faccio un video, cioè una fa un video perché pensa che piaccia a tutti e in realtà poi quel video non piace a nessuno, perciò... Capite? Ok, ho messo l'eyeliner e il kajal nella rima interna dell'occhio. Allora, un'altra cosa che volevo dire, così, visto che ho fatto il video sulle serie TV che vi lascio sempre, ho visto insieme a Federico una serie TV che... Che altro è un film, alla fine non è una serie TV proprio perché è una mini miniserie fatta da due puntate. Comunque su Bonnie e Clyde, e devo dire che ci è piaciuta molto. Appunto la serie si chiama Bonnie e Clyde e parla appunto della storia di questi due ladri innamorati ed è veramente bella, secondo me. Un po' rude alla fine. Un giorno la vedete tutta se siete matti come me, se no... Due giorni comunque la finite. Come sempre, se avete serie TV che vi piacciono, che avete guardato e che vi hanno appassionato tanto, ditemelo per favore, perché io non sono mai appagata quando si tratta di serie TV, perché mi piacciono tanto, ne vedo veramente molte e quindi più me ne dite, più me ne consigliate, più sono contenta. Ho provato il gel di Mulac quando sono andata a farle con la matita ieri, ho detto ma... Solo che mi scoccia perché non ho una postpay, no? Non ho una carta per pagare online, quindi non riesco mai a fare ordini. Però devo andarla a fare, ora vado a farla, giuro. Così, posso prendere cosa su Mula. Scusatevi che uno dei miei sogni più grandi è che mi arrivi a casa un pacchettino, ma sarebbe veramente la vita. Il giorno che succederà, credo che sverrò, piangerò in cinese, non si sa bene. Che poi io dico il giorno che succederà, ma parlo dall'alto dei miei 152 iscritti, quindi non è che diciamo questa cosa è concreta e reale. Vabbè, bisogna essere sempre positivi nella vita alla fine, no? Quindi diciamo, quando, se succederà, sverrò.
Se non vedrete più i miei video perché sarò morta. Perché Mulak mi ha inviato un pacco. Comunque, un'altra cosa, ci tengo tanto io sempre a dirvi, vi lascio il mio profilo Instagram, pipipimpupum, perché vorrei fare dei sondaggi sui video che vi piacerebbe vedere. Non sono una makeup artist, okay? Però mi chiedete come faccio il mio eyeliner, come faccio il contouring, quindi se voi vi ritrovaste tutti lì, io farei i sondaggi. Boom. Sulle labbra, questo rossetto liquido di Catrice, che io avevo, ero convintissima fosse una tinta, in realtà c'è pure scritto lip cream, infatti è un rossetto liquido, è normalissimo. Io questi capelli veramente devo chiedere un miracolo. Vado a mettere un po' d'olio sui capelli, quell'olio non l'ho, che vi avevo fatto vedere nei preferiti di gennaio al cucco. Tanto mi sa che metterò un cappellino perché veramente brutti raga. Vedo un po' un tipo un sette nano. Niente, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi mando un bacio enorme come sempre, spero di avervi strappato un po' un sorriso, una risatina ogni tanto, e anche se non sono nel pieno del mio umore per questo tempo brutto, che sarò un po' meteopatica, non so, mi fa un po' rattristire questo tempo così. Speriamo che arrivi presto la primavera. Io vi ringrazio ancora e nulla, ci vediamo al prossimo video. Ciao!